In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, «Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Una situazione molto complicata, cugina Sonia. Sono innamorata di Alexi. Lui ama Alice. Alice ha una relazione con Lev. Lev ama Tatiana. Tatiana ama Simkin. Simkin ama me. Io amo Simkin, ma in modo diverso da Alexi. Alexi ama Tatiana come una sorella. La sorella di Tatiana ama Trigorian come un fratello. Il fratello di Trigorian ha una relazione con mia sorella che gli piace fisicamente, ma non spiritualmente. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto, amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare. Allora essere felice è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare, o amare il soffrire, o soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti. Io non voglio mai sposarmi, io voglio solamente divorziare. Si fa presto a dire amore. Questo simpatico spezzone è preso dal film di Woody Allen Amore e guerra, ed è un'acuta parodia sui labirinti inestricabili dell'amore, dove ogni riflessione cede alla confusione del relativismo. In realtà il problema non è tanto fare teorie sull'amore, come abbiamo già spiegato in precedenti Vangeli, ma scegliere di amare qualcuno. Se non ho nessuno da amare, di fatto non amo. Ora la questione rimane allora: chi amare? Sant'Agostino diceva che l'amore cristiano è un amore ordinato. Sì, Sant'Agostino è lo stesso che ha scritto «ama e fa quel che vuoi», ma questo detto viene dopo l'altro, cioè «fai quel che vuoi se prima avrai fatto ordine nell'amare». Gesù nel Vangelo pone una scala ordinatrice, dice «non vi chiamo più servi, ma amici». Il servo non conosce ciò che fa il padrone, è ignorante. Quindi non sa amare perché di fatto non conosce colui che ama. Ecco, Gesù allora ci fa diventare amici del padrone. San Francesco d'Assisi, agli inizi della vocazione, viene fermato da una voce potente mentre andava a cercare gloria nella cavalleria. Francesco, chi vuoi servire, il servo o il padrone? Scegliere Dio equivale a cominciare ad amare. E lo stesso si può dire del contrario. Chi ama ordinando il suo amore, cominciando dai più poveri, dai più piccoli, dai più fragili, ecco, costui certamente sentirà riecheggiare quella citazione di Osea e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone.